Celebra l'80° anniversario dei bombardamenti del drammatico 22 luglio del 43 la città di Foggia. 12 rintocchi provenienti dalla torre campanaria di Palazzo di Città alle 9:39 hanno ricordato la prima esplosione che gettò nel panico la città bersagliata da un raid aereo da cui partirono centinaia di bombe che, oltre a radere al suolo palazzi e monumenti, causarono migliaia di vittime civili. Una memoria del dolore che sarà custodita per sempre nel DNA dell'intera comunità foggiana, autorità civili, militari e religiose presenti questa mattina per l'occasione, per il consueto omaggio nel ricordo delle vittime, presso la stazione ferroviaria dove si registrò uno degli eventi più tragici di quella drammatica estate del 43. Centinaia di persone infatti trovarono la morte nel sottopassaggio della stazione nel tentativo disperato di sfuggire all'incursione nemica proveniente dai cieli. Qui la deposizione di una corona di fiori dinanzi alla targa che ricorda i ferrovieri caduti. In una nota il commissario prefettizio Vincenzo Cardellicchio evidenzia l'importanza del ricordo. Nulla è più forte, dice, nella memoria del dolore. Da quel dolore, da quelle consapevolezze, da quella memoria, Foggia potrà trovare la forza necessaria per imprimere quell'accelerazione di progresso economico e di ricerca della migliore qualità di vita che di cuore le auguriamo.